Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi siamo arrivati all'ottavo appuntamento del video tag 30 mesi di libri. E la domanda di oggi è il libro che consiglieresti? Per chi non sapesse che cos'è il video tag 30 mesi di libri, io vi invito ad andare a vedere il primo video di questa serie che trovate nella playlist dedicata appunto al video tag 30 mesi di libri, perché ho fatto una playlist apposta. E nel primo video vi spiego un pochino in che cosa consiste. Comunque, brevemente, si tratta di 30 domande e le risposte vanno date di mese in mese, quindi una domanda al mese. Questa è l'ottava domanda e appunto è il libro che consiglieresti. Devo dire che questa domanda io l'ho considerata veramente difficilissima, perché in realtà un libro da consigliare a tutti, così in senso universale, io non ce l'ho, perché comunque dipende dalla situazione, dipende dalla persona, dipende anche da me, perché magari ci sono dei periodi in cui consiglierei un libro, ci sono dei periodi in cui ne consiglierei un altro, poi dipende a chi lo devo consigliare, dipende da una serie di cose infinite e quindi sono molto in difficoltà nel dare la risposta. Poi mi è venuto in mente che c'è un libro che va bene per tutti, è uno di quei libri che io consiglierei a tutti, indipendentemente dall'età, dalla situazione, da una serie di cose che stanno vivendo, perché è un libro, diciamo, universale. Si intitola Vita, istruzioni per l'uso e sono 511 consigli per essere felici. Questo è un libro del quale io vi ho già parlato nel secondo video di questo tag. Perché quella domanda chiedeva qual era la mia citazione preferita e io ho preso una citazione da questo libro. Però adesso volevo anche consigliarvelo perché effettivamente questo è un libro che contiene 511 frasi molto brevi e tutte stimolano la riflessione, tutte comunque aiutano a vivere meglio in un certo senso. E secondo me è uno di quei libri che possono leggere tutti tranquillamente, indipendentemente dal periodo, da certe situazioni, indipendentemente dai gusti letterari che hanno, perché sono quei libri, secondo me, che fanno parte di tutta quella categoria cosiddetta della crescita personale. Quindi quel genere di libri, secondo me, vanno sempre bene e vanno bene un po' per tutti. E insomma, è un libro piccolino in realtà, fatto di frasi molto brevi, si legge molto velocemente e inoltre è uno di quei libri che, considerando che contiene una serie di frasi, tutte molto brevi e comunque così a spot, perché comunque non sono tutte collegate una all'altra, sono frasi a sé stanti. E può essere letto anche in vari momenti diversi, non va letto necessariamente di seguito e tutto insieme, ma si può leggere qualche frase oggi, poi riprenderlo magari fra qualche mese. Quindi, secondo me, questo è uno di quei libri, diciamo, universali che vanno un po' bene per tutti. E quindi la mia risposta oggi è questa. Il libro che consiglierei è Vita, istruzioni per l'uso. L'autore è Jackson Brown Jr., quindi se per caso vi interessa e lo volete acquistare, io vi lascio in descrizione il link per andarlo ad acquistare su Amazon. Spero quindi di avervi dato un consiglio che possa essere, diciamo, fruibile un pochino da tutti quanti, in qualche modo di avervi dato un consiglio di lettura che può andare a stimolare anche qualche piccola riflessione o grande riflessione, a seconda di quanto voi, siete introspettivi. Io mi fermo con questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un bel like se vi è piaciuto, io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.